primo confronto ad Arezzo TV del sindaco Alessandro Ghinelli con le categorie economiche. In un ring speciale economia, il sindaco ha risposto alle domande e alle sollecitazioni di Andrea Fabianelli, presidente di Confindustria Toscana del Sud e vicepresidente della Camera di Commercio di Arezzo, Luigi Casagrande, responsabile dell'area rettina di Confartigianato, Franca Binazzi, presidente di CNA, Mario Checcaglini, direttore di Confesercenti, Giorgio Del Pace, direttore della CIA e Gianluca Ghini, direttore di Confagricoltura. Volevo chiedere subito al sindaco Ghinelli che gira questo video, no, di questa partecipazione alla 7, che è stato sintetizzato aumenterò la Tari, quindi qui c'è un po' di preoccupazione. Che è successo? No, non lo so da che cosa è venuto fuori, io non è che l'ho detto. Ho detto che c'erano forti rischi di dover aumentare la Tari, perché in realtà il bilancio è già stato consolidato con l'uscita dei famosi 580.000 euro per la gestione del sistema tariffario a 6 Toscana, per cui c'erano pochi margini. In realtà io spero di riuscire a non aumentarla, ma non riuscirò a diminuirla, penso proprio di no, in quest'anno, che in quanto questo era un impegno che avevo preso in campagna elettorale. Lo potrò fare se ci riuscirò col primo bilancio che faccio io. Io mi trovo a lavorare su un bilancio che esiste già. Noi l'industria paga normalmente la tassazione sulla Tari per metro quadro, per la parte di smaltimento rifiuti non urbani ma straordinari, quello che fa l'industria, se come altri comuni fanno non viene pagata la Tari perché vengono smaltiti già a un costo molto più elevato da parte dell'industria. E poi è vero che c'è stato queste 500.000 euro, ma è anche vero che se non vengono modificate alcune regole per la gestione delle società che gestiscono la spazzatura, avremo sempre, voi dovete aumentare sempre quello che è la tassa, perché invece di diminuire quello che sono i costi, con la diminuzione che ci sono di metri cubi di spazzatura non vengono proporzionalmente diminuiti i costi, ma rimangono sempre invariati con una quantità di spazzatura inferiore a quella che normalmente veniva raccolta precedentemente. Ring speciale economia andrà in onda giovedì 25 giugno alle 21:30 e poi in replica nei giorni di venerdì, sabato e domenica.